La Cina ha rivendicato per la sua Fujian il titolo di più grande portaerei del mondo a propulsione convenzionale. Nella prima revisione approfondita di potenza e sistemi operativi della nave, il network statale ha riferito che la nave ha realizzato qualcosa di ritenuto ampiamente impossibile grazie alla dotazione di una catapulta elettromagnetica avanzata che si riteneva utilizzabile solo per i modelli a propulsione nucleare capaci di generare abbastanza elettricità per aiutare il decollo degli aerei. La Fujian, la terza portaerei cinese e la prima costruita con un progetto nazionale, è stata lanciata a giugno 2022 e porta il nome della provincia meridionale di fronte a Taiwan, la provincia ribelle destinata per Pechino alla riunificazione anche con la forza se necessario. Al momento del varo le autorità dissero che il suo dislocamento totale, indicatore chiave della capacità di carico, dell'autonomia, della velocità e della manovrabilità di una nave, era di oltre 80.000 tonnellate.